Buongiorno, sono Elvira Aurora Letta, presidente dell'Associazione Socioculturale Santa Maria, che si occupa di tutela dei diritti dei cittadini romeni in città di Reggio Calabria. E vorrei comunicarli ai miei connazionali che devono stare tranquilli a rispettare le regole, le normative che sono stabilite dal governo italiano, che non hanno preso queste misure di cautela con cuor leggero. Spero che tutti avete visto il discorso del capo del governo Conti, che era molto comprovato di questa situazione in quale si trova l'Italia. Anzi, vi chiedo tutta la vostra solidarietà con il popolo italiano, con i nostri amici italiani, e che dobbiamo prenderci cura anche noi di questo paese che ci ha abbracciato quando siamo venuti in Italia. Per tutti noi è stato come la terra promessa, diciamo. Siamo venuti con i sogni a realizzare i nostri desideri, e oggi vi chiedo a tutti da stare a casa, da rispettare tutte le regole. Voglio rassicurarvi che né il governo italiano e nemmeno lo Stato romeno, insieme con i consolati presenti nel territorio, non vi hanno abbandonato. Abbiamo tutto l'appoggio. Ieri ho avuto una discussione con Daniela Dattola, presidente della Croce Rossa Italiana, e vicepresidente della Croce Rossa Italiana Maria Antonia Belgio, che mi hanno rassicurato che la situazione è tranquilla in Reggio Calabria e in Calabria. Non sono romeni contagiati per ora, perciò vi chiedo, state a casa, state tranquilli, rispettate tutto quello che è necessario per combattere questo virus che purtroppo in Nord Italia ne ha fatto tante vittime. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi voglio bene a tutti, ai cittadini romeni e ai cittadini italiani.